dovete costruire il socialismo dall'alto, quasi senza una reale partecipazione di base, e questo purtroppo provocò come immediato fenomeno la burocratizzazione, cioè quando i canali sono soltanto in linea discendente, la democrazia scompare a poco della burocrazia che si impone, che dall'alto dà le sue istruzioni. Quindi nasce quasi subito, ancora durante la vita di Lenin, nasce questo fenomeno del burocratismo, questo fenomeno dell'accentramento, questa dispersione degli elementi libertari all'interno della spinta rivoluzionaria. Io credo però che senza questo la rivoluzione non si sarebbe salvata. Credo che la scelta storica, ma è difficile dirlo, sarebbe stato o il fallimento della rivoluzione oppure mantenere al potere il partito bolscevico, però ricorrendo a questi sistemi. Questo naturalmente dopo la morte di Lenin si è aggravato. La vittoria toccò a colui che era l'esponente delle tendenze più autoritarie, più centralistiche, più burocratizzanti, e che pensò di assidere il suo potere proprio sul fatto della non partecipazione delle masse. Organizzò il potere in modo che le masse non partecipassero, ma dovessero soltanto ubbidire.